Allora, Roberto Magnanini, poco prima delle premiazioni, conclusa questa giornata con tanti partecipanti, tanto divertimento, un bilancio. Ma guarda, come numero di partecipanti eravamo superiori ai 200. Credo che la manifestazione sia andata bene. Abbiamo sentito le prime impressioni dei ragazzi che hanno concluso la gara. Il percorso gli è piaciuto tantissimo. Siamo stati assistiti dal tempo. Quindi credo che il bilancio sia altamente, altamente positivo. Una grande soddisfazione anche perché abbiamo avuto in gara oltre 20 ragazzini e questa è la cosa che ci dà ancora più soddisfazione perché è un progetto importante e il futuro di questo sport passa soltanto tanto per i ragazzi. Io approfitto solo un momento per ringraziare tutti i ragazzi dello staff del Motoclub Racing Terni perché una manifestazione come questa può riuscire soltanto se ci sono ragazzi come loro che ti permettono di organizzarla al top come è accaduto oggi. Ecco, lo chiedo a Roberto Romoli, che era responsabile di gara. Quante persone hanno, volontari, gente del motoclub, hanno lavorato per realizzare questo evento? Allora, oltre 70 persone ti dico, e quindi dobbiamo dare, come si dice, dire grazie a loro, perché comunque oggi noi siamo qui di fronte alle telecamere, prendiamo i pregi di certe cose, però se tu non c'hai queste 70 persone e le corredi, cioè e le colleghi una tra l'altra in una certa situazione, e poi, come già ti ho detto stamattina, comunque per noi era un rientro in una certa maniera nel campionato regionale, perché eravamo un po' assenti da un po' di tempo. Però non ci siamo, come quello che va in bicicletta, che non si scorda di andare in bicicletta, abbiamo dimostrato che comunque il nostro palmarès è un palmarès altissimo, di grande volontà, e devo sempre comunque ringraziare questi ragazzi perché hanno lavorato al massimo con la massima volontà. Io ho coordinato le cose, è vero, ho cercato, però se non c'hai le persone che ti seguono e che hanno la volontà di fare certe cose, certi risultati e certe, come si dice, glorie, tra virgolette, no? Non le possiamo avere. Sono contento per loro, per tutti coloro che ci hanno dato la mano, dal bambino più piccolo alla persona più anziana, e la dedico fortemente a loro e la dedico fortemente al Motoclub Racing Terni perché ancora una volta ha dimostrato nel nostro gioco che ruolo importante abbiamo. Il presidente a chi dedica questa giornata? Ma io non posso fare altro che unirmi ai ringraziamenti di Roberto, ti dico, innanzitutto credo che abbia trionfato lo sport perché è stata una bellissima giornata e di questo ce ne hanno dato merito i partecipanti che ci hanno ringraziato e hanno apprezzato il percorso, però come diceva Roberto il merito di questa manifestazione è di chi l'ha organizzata non tanto da un punto di vista di segreteria ma che sul campo ha realizzato un percorso, un fettucciato, una prova speciale all'altezza e l'esperienza in queste occasioni è fondamentale. Motoclub Racing di esperienza ne ha tanta, non abbiamo fatto altro che metterla in campo, ma grazie a questi ragazzi che veramente hanno fatto un ottimo lavoro, quindi è dedicata a loro. Complimenti, allora appuntamento anche alle prossime gare. Sì, adesso abbiamo l'appuntamento con il trofeo Centro Italia di Trial, credo agli inizi di aprile, e poi l'appuntamento clou della stagione, il campionato italiano mini enduro, che ci sarà agli inizi di giugno, un appuntamento importante. Innanzitutto perché è un campione italiano e soprattutto perché è legato a questo progetto giovani che come Motoclub, con Roberto Romoli, con Andrea Benedetti stiamo portando avanti e questo è il futuro del nostro sport. Senza ragazzi non c'è futuro e quindi questa è una cosa importante alla quale dedichiamo tantissima energia. Quindi grazie anche a Roberto e ad Andrea che hanno visto molto avanti e stanno portando avanti questo progetto. Ancora una volta vi chiedo di fare un applauso a questo ragazzo che ci è venuto a mancare 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, e che comunque è rimasto nel nostro cuore. E quindi grazie a loro e a grazie a Luca Federico Cigli, che da lassù sicuramente ci sta vedendo e si sta anche lui vicino a noi. Vedervi così numerosi a questa prima prova del campionato regionale è una grandissima soddisfazione per noi, quindi grazie a tutti i ragazzi, spero che si siano divertiti in questa giornata di sport. Ho sentito qualche commento, quindi sembra che il percorso sia stato piacevole, insomma che sia stata una bella giornata di sport. E mi volevo anche collegare a quello che ha detto Roberto, rappresentante del Motoclub.
Chiaro, la soddisfazione è tanta per una manifestazione così, ma se non ci fossero quei ragazzi che ancora sono lì in mezzo alla macchia e per giorni hanno lavorato per preparare questa giornata di sport, tutto questo non si sarebbe potuto fare e voi non vi sareste divertiti. Quindi un grazie a tutti questi ragazzi, grazie a voi, e vi aspettiamo numerosi alle prossime manifestazioni e vi ricordiamo che noi saremo in pista ancora all'inizio di aprile con il campionato, con la prova del campionato Centro Sud di Trial e soprattutto a giugno con il campionato italiano Mini Enduro. Quindi grazie ancora e grazie per essere qui e spero che vi siate divertiti. Ah, sì.